Massimo, sei un pollo ad andare a trattare da solo con quei tipi. Altro non avevo scelta. Ma dai, lo sanno tutti che Lupo è il boss del quartiere. Cioè, alla fine ti è andata pure bene. Si è preso solo un pugnetto in faccia e via. Sì, un pugnetto in faccia e via. Guarda che fa male. Ma che pretendi? Sei andato a minacciarlo a casa sua. Minacciarlo? Io a un certo punto pensavo di averci instaurato anche un certo feeling. Ma che feeling? Mi facevi pena, su. Senti, Anto, ma tu ci parlassi di... A te ti rispettano. Ma che rispetto? Solo perché ho fatto il culo a ping pong ai miei amici suoni non vuol dire che mi rispetti, dai. C'è la mia ultima speranza. Assolutamente no, non ti darò mai a nessuno di rubare qualcosa per me. Anche fosse soltanto un quaderno. Però in compenso un'alternativa. Ho scritto una canzone per te. Sentiamola. Oh Bencini cara, se mai di te son degno, mostrami ti prego il tuo divin disegno. Non mi darò per vinto, piuttosto andrò all'inferno pur di scoprire quello che nasconde il tuo quaderno. Sogno soltanto quel pezzo di carta, mentre il mio cuore mi urla sempre marcia. Davanti a me s'apre vorace un dirupo, e un pugno in faccia ho preso per aver blandito Lupo. Ti piace? È un po' da risistemare, che ne pensi? È una situazione un po' delicata, babbo, per questo sì, ti ho sì. chiesto di parlarne. Dimmi, Andrea, dimmi. È che a casa non ci sei mai. Questa storia che a casa non ci sono mai, Andrea, tu lo sai. Io respiro e mangio terra rossa, per me il campo da tennis è tutto. Abbi pazienza, Andrea. Lo so. Sì, ora ascolta, non è che non abbia tempo di ascoltarti, ma tra 10 minuti mi comincia il consiglio direttivo del circolo, per cui di un po' di che cosa hai bisogno. Cioè, ti ho chiesto per soltanto 10 minuti e poi era necessario farmi vestire da tennista in questo modo. Cioè, perché mi hai dovuto far vestire così? È una regola del circolo, abbi pazienza, Andrea. Poi, oh, le regole qua le ho scritte io, vuoi vedere che proprio mio figlio non le rispetta? Ma comunque, che dicevi? Dimmi, Andrea, dimmi. Vabbè. Allora, diciamo che c'è questo mio amico, no? Sì. Che ha messo gli occhi su una ragazza. Sì. E lui pensa che lei possa aver custodito qualcosa per lui, qualcosa di bello, intendo. Solo che questa cosa ce l'ha... Ho capito, Andrea, ho capito. Allora, tu hai adocchiato un bel torneino per cercare di crescere nel ranking, però non c'hai il livello sufficiente e allora magari stai cercando, stai sperando di ottenere una wild card. No. Eh? No, nessuno. Sì, no. Sì, è così, ma ho capito tutto. E magari l'organizzatore del torneo, magari è uno di questo circolo che io ben conosco, che perché io qua conosco tutti, sono certamente in grado di favorirti. Andrea, problema risolto, non ti preoccupare. Babbo, no, non c'è nessuna wild card. Per favore, ascoltami, non riguarda il tennis e non riguarda me. Come, scusa, non riguarda il tennis? No, e non riguarda me. Allora, c'è questo mio amico. Che ha messo gli occhi su questa ragazza. Sì. E lei, diciamo che potrebbe aver custodito qualcosa per lui in un quaderno. Sì. Solo che lui ha un po' di paura ad avvicinarsi a lei senza niente in mano. Paura. Paura. Sì, dovrebbe sincerarsi. Andrea, ma tu lo sai con quale faccia adesso, tu con quale espressione mi stai parlando di paura? Con l'espressione del perdente, Andrea. Paura, è una parola che non voglio sentire. Andrea, non eri così prima, Ma che ti è successo nel frattempo? Ti sei ammosciato, paura, ti sei ammosciato. Va bene, la vuoi mettere così? Ok, allora, io ho una ragazza a cui ho messo gli occhi addosso. Ah. Io ho bisogno di quel quaderno e devo però avvicinarla. E però, per avere quel quaderno, io lo devo rubare. Vabbè, e allora? Ma perché non sei interdetto, turbato, forse è chiederti troppo? Ma da che cosa? Da questa parola rubare? Sì, Andrea. Tu lo sai, per esempio, come ho fatto io a fidanzarmi con quella che poi sarebbe diventata mia moglie e tua madre, lo sai? Lei aveva un quaderno e te gliel'hai rubato. Ma che c'entra? Lascia quaderno, Andrea, stai qui, ascoltami per bene. Allora, ero un ragazzo con qualche anno più di te, no? Ma
Ora lascia fare adesso che mi difendo sul campo, ma all'epoca ero un campione, eh. Io ero famoso in tutto il circolo, mi chiamavano Grip. Lo sai perché? Perché avevo questa mania di rifare sempre il grip al manico della racchetta. Oh, non è che mi servisse, ma lo facevo per spezzare la concentrazione all'avversario. Era una furbizia di giovane. Ora, nel gruppo delle ragazze che frequentavano il circolo c'era anche tua madre. Ora era la finale del torneo Premier. Ora l'anno non me lo ricordo, ma mi ricordo l'avversario. Mamma mia, oh, mi fece penare. Ma fu una partita combattutissima e tutte le tribune erano per me. Grip, grip, grip. Insomma, a un certo punto eravamo sul 5-4 per me e il servizio era suo. Andai a ricevere il servizio, gli sparai un dritto incrociato, un rovescio back long line che la palla schizzò sulla riga, e poi alla fine presi un arrotato che prese il nastro e ping 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 0-40. Volevo farti vedere la faccia che avevo quello, e ormai era distrutto. Oh, sai com'è finita? No. È finita doppio fallo. Peccato. Doppio fallo, ho vinto. Poi dopo la sera ci fu al circolo la premiazione, no? La premiazione bordo piscina. Allora io presi da parte tua madre e le dissi: lo sai come ho fatto a vincere la partita oggi? E mi disse: no, come? Ce l'ho fatta perché ho rubato il servizio al mio avversario. E lo sai adesso che cosa devo fare per vincere nella mia vita? E lui, incuriosita, disse: cosa? Devo rubare il tuo cuore, capisci? A parte che il dettaglio del bordo piscina impoverisce ulteriormente una metafora già di per sé non entusiasmante, ma soprattutto perché mi hai raccontato questa cosa? Perché voglio farti capire. La parola rubare in sé non vuol dire niente, bisogna vedere se quell'azione ti fa vincere, sì o no. A me faceva vincere rubare il servizio, mi ha fatto vincere nella vita rubare il cuore a tua madre. Tu senti che hai bisogno di vincere facendo quell'azione e ruba quel diario. Babbo, forse ti chiedo troppo, ma almeno una volta nella mia vita potresti darmi un consiglio che non riguardi il tennis? Qualcosa che non riguardi il tennis? Andre, nella sua universalità, di due uomini contro, che si guardano a distanza e si tirano palle addosso, Andre, il tennis è la vita.